prende il suo nome dall'omonimo corso d'acqua e da quindi del paradossale quanto accade a Fiumefreddo di Sicilia, dove ieri il sindaco Marco Alosi ha emesso con carattere d'urgenza un'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua pubblica per fini potabili. La notizia ha creato non poco allarme nella cittadinanza. Per il primo cittadino contattato telefonicamente si tratta solo di un provvedimento precauzionale resosi necessario, ha detto Marco Alosi dopo i risultati delle ultime analisi compiute come ogni mese su alcuni campioni d'acqua. Dalle indagini sarebbe emersa un'alterazione dei livelli microbiologici, in sostanza è stata evidenziata la presenza di batteri. In attesa quindi di compiere ulteriori approfondimenti è stata emessa l'ordinanza. Non è chiaro se il problema riguardi lo stato dell'acquedotto o se vada ricondotto alla fonte. Ieri l'amministrazione comunale ha disposto il prelievo di nuovi campioni, cui risultati parziali sono stati resi noti questa mattina. Esiti confortanti, non sarebbe stata rilevata la presenza di batteri. Questa sera saranno compiuti nuovi esami che saranno poi messi a confronto lunedì con quelli effettuati ieri dall'ASP. L'azienda sanitaria ha prelevato dei campioni anche dai fornitori d'acqua, la società Bufardo Torre Rossa. Solo quando l'allarme sarà definitivamente scongiurato verrà ritirata l'ordinanza. Resta da capire cosa abbia provocato l'alterazione.